È arrivato il DJI Osmo Mobile 4, adesso lo materializziamo, un secondo solo. Bene, oggi in questo nuovo video, benvenuti e benvenute sul canale, andremo a vedere come per DJI Osmo Mobile 2 e DJI Osmo Mobile 3 tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo prodotto. E lo andremo a vedere da vicino in tre video differenti che sono già online sul canale, questo è il primo, e i successivi li trovate in descrizione. A breve partiremo con l'unboxing mutuo, il programma di oggi poi è di continuare con la prima attivazione, aggiornamento del firmware del gimbal, primi passi insomma. E poi andremo a vedere nel video successivo a questo, che troverete anche nelle schede finali di questo episodio, come configurare il gimbal, come utilizzarlo, quindi il tutorial completo dell'applicazione. E concluderemo la serie di tre video su DJI Osmo Mobile 4 con la recensione, pareri finali, quali sono le novità di questo prodotto DJI e soprattutto, rapportandola all'esperienza degli Osmo Mobile passati, cosa senza fare considerata l'uscita. Se comprare quindi questo prodotto appena commercializzato, invece pensare di risparmiare qualcosa e di andare invece su una generazione precedente, perché ha qualche chicca che questo comunque non ha. Come avrete notato, il prodotto è pieno di adesivini, di sticker, di informazioni. Alcune di queste sono utili. Ora, ci sono persone che amano avere il proprio prodotto pulito, lindo, senza alcuno sticker, altre che invece preferiscono lasciare gli sticker. Molti si chiedono, vale la pena, non vale la pena, può rovinare il prodotto, può inficiarne le funzionalità? Assolutamente no, in questo caso. L'unica cosa che potrete notare rimuovendo più avanti, in futuro, gli sticker sarà in caso di utilizzo del prodotto in location particolarmente calde, che gli sticker avranno un pochetto lasciato la colla e di conseguenza magari il vostro prodotto non sarà più lindo e perfetto come se aveste tolto subito appena arrivati tutti gli sticker. Alcuni di questi sticker comunque sono utili da avere, soprattutto all'inizio per prenderci un po' la mano col prodotto. Per esempio quello che è sul supporto estensibile che serve per agganciare lo smartphone al gimbal. Lì vi è una freccetta magica che ci indica come posizionare lo smartphone, che è bene tenere o quantomeno considerare. Insieme all'Osmo Mobile e al nostro smartphone ci occorre poi l'applicazione DJI Mimo, che è scaricabile dall'App Store. Una volta scaricate, accettate tutte le condizioni di utilizzo e soprattutto date il consenso all'accesso alle varie funzionalità necessarie all'app per funzionare, bisogna installare lo smartphone sopra l'Osmo Mobile 2, accenderlo tenendo premuto il tasto M. Vedremo a questo punto i quattro LED illuminarsi e dopo poco lo smartphone verrà immediatamente calibrato e messo in posizione per poter essere poi utilizzato per realizzare tutte le riprese e le foto che andremo a fare. Come vedete, dall'applicazione ci appare un banner in alto con scritto Osmo trovato. Cliccando su Connect avremo la possibilità di connetterci al prodotto, dovremo anche qui accettare le condizioni di utilizzo e dovremo effettuare poi il primo login.
che è fondamentale. Dopo aver accettato quindi le condizioni di utilizzo, per attivarlo ci serve inserire le credenziali di accesso a DJI.com. In questo modo il prodotto verrà legato al nostro account e potremo poi aggiornarlo. Completato l'accesso, il prodotto entra nella fase di primo avvio e ci chiede anche l'eventuale adesione alla Refresh Care, che in caso di danno ci permette di avere un'unità sostitutiva ad un prezzo differente, molto scontato. Anche qui, per valutarla, vi segnalo un link in descrizione sulla Refresh Care, che è un prodotto DJI disponibile per tanti dei loro articoli. Qui l'applicazione DJI ci dà qualche informazione sul posizionamento dello smartphone, sull'utilizzo dei joystick e dei tasti, e dopodiché ci rimanda all'aggiornamento firmware, e qui non dovremo far altro che premere ok praticamente. Non avremo altre scelte se non attendere che il prodotto si aggiorni. Si spegnerà e si accenderà da solo, non dovremo fare altro che attendere il completamento lasciando lo smartphone posizionato su Osmo Mobile 4. Una volta completato, l'applicazione ci comunicherà l'avvenuto completamento e a quel punto, accedendo alla camera, avremo modo di visualizzare l'applicazione DJI che studieremo insieme tra poco. Come noterete, l'impugnatura di Osmo, per quanto ergonomica sia, è comunque molto piccola. Vi consiglio l'utilizzo del treppiedi non solo per posizionare Osmo Mobile 4 su una superficie o per terra, ma anche come supporto aggiuntivo, come estensione per l'impugnatura, così da poter impugnare con due mani lo stabilizzatore e essere ancora più efficienti nel lavoro, nella stabilizzazione. Siamo partiti in quarta con la prima configurazione di Osmo Mobile 4. Al suo arrivo però potrebbe capitare che l'unità non sia carica. In tal caso dovremmo utilizzare la porta USB-C presente sull'impugnatura, il cavetto all'interno della confezione. La tempistica di ricarica varia, potrebbe essere anche di un paio d'ore. Una volta ultimata la carica, vedremo i LED totalmente accesi o spenti, ciò significherà che il prodotto sarà carico totalmente. Comunque, con la pressione della lettera M potremo visualizzare la carica avvenuta. A quel punto potremo riprendere con la parte di video che ci siamo già visti, che abbiamo già affrontato. L'altra porta USB intera, la porta USB-A, è invece riservata allo smartphone, quindi qualora lo smartphone si scaricasse in fase d'uso mentre stiamo realizzando i nostri video e le nostre foto, potremo attingere all'energia di Osmo Mobile 4 per ricaricare il nostro smartphone. Su Osmo poi troviamo uno slider per lo zoom, il joystick per muovere lo smartphone, il tasto M dedicato all'accensione, allo spegnimento e al cambio delle modalità, e poi abbiamo lo shutter foto e video. Sulla parte invece posteriore di Osmo, quindi sul retro, abbiamo il grilletto che ci permette di eseguire determinate feature che vedremo nel tutorial a breve, quindi vi invito a seguirmi nell'altro video. Siamo arrivati alla conclusione di questo video dedicato a DJI Osmo Mobile 4. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e restate fino alla fine, perché a breve vedrete apparire un box che vi rimanderà all'episodio successivo col tutorial completo dell'Osmo Mobile 4. Quindi in quel video andremo a sviscerare tutti gli aspetti fondamentali da conoscere per poter utilizzare il prodotto al meglio. Un saluto e buona continuazione su YouTube e buono studio se vi tocca il tutorial, altrimenti potrete skippare direttamente e passare alla recensione. A presto.